Benvenuti in questo nuovo video, cioè come mi vedo bella abbronzata. Allora, siamo tornati da circa un giorno e mezzo dalle vacanze. Scusate il letto sfatto. Volevo farvi, diciamo, l'aggiornamento sulle mie borse, perché ne ho di nuove, tra cui una che sto anche utilizzando. Quindi volevo far vedere appunto le new entry, poi in un altro video vi faccio il what's in my bag, so che magari, cioè non ve lo chiedo ma ve lo faccio direttamente perché proprio mi piace come tipologia, quindi voglio farvela. Quindi adesso partiamo con le borse nuove. Partiamo con una tracolla piccolina, questa l'ho presa al Mercatopoli. Non è di marca, è una semplice tracollina piccola, rosa cipria, ma che mi piace un sacco. Allora, questa si può utilizzare sia con questa cretinina, quindi diventa praticamente una borsina elegante, quindi per qualche cerimonia o che so io, e in più ha questa tracolla che può diventare sportiva, diciamo, da tutti i giorni. Questa, la tracolla, è removibile, quindi se mai voi la vorreste utilizzare come borsa da sera o borsa da cerimonia, si può benissimo togliere. Io questa l'ho utilizzata gli ultimi giorni di vacanza. Ne stavo utilizzando un'altra che mi stava piacendo di brutto, ma ragazzi, ahimè, mi si è rotta proprio in vacanza. Poi ve la faccio vedere, quindi la porterò poi ad aggiustare. Ha il bottone a scatto, qui ha la stellina. Questa non so se si rifà a qualche borsa di marca, non lo so. È tipo in matelassé, vedete? E dentro è fatta così. Ha questa taschina, che ci ho lasciato qualcosa all'interno. Ah sì, le foto nostre, vabbè. Qui ha la taschina, qui ha un'altra tasca. E poi all'interno, questa l'ho utilizzata appunto negli ultimi giorni perché mi si era rotta l'altra ed è stupenda, cioè per l'estate anche bellissima. Vi faccio vedere l'altra che stavo utilizzando ed è questa. Allora, questa ha la dust bag, questa l'ho sempre presa in un mercatino dell'usato, è di Valentino, ma non Valentino quello costoso, ma di Mario Valentino, che credo si trovi su Zalando. Allora, questa è la borsetta, anche lei è una mini tracollina, vedete, fatta così. Purtroppo, come vi dicevo prima, mi si è rotta la chiusura, vedete? Questa praticamente aveva, cioè in pratica qui andava chiusa con tipo un bottoncino a scatto, che però ragazzi mi si è rotta, ero a cena fuori e mi si è totalmente aperta la borsa. Quindi dovrò farla aggiustare. Credo che farò sostituire, se si può, questa chiusura e faccio inserire la chiusura a scatto a clip. È usata, l'ho presa usata, infatti qua è un pochettino macchiata. In realtà era strazzozza. Cioè io mi chiedo il perché le persone che mettono in vendita cose le tengono orribili. E quindi diciamo che l'ho pulita, ma purtroppo alcune macchiette sono rimaste. Ha la tracolla, questa si può usare sia così doppia oppure la tracollina. Questa l'ho usata un sacco appunto in vacanza, ma si è rotta. Poi io le borse purtroppo le riempio. Allora, qui ha questa tasca, poi ha questa taschina in mezzo, che io qua principalmente mettevo tipo monete o carte, cose del genere. Vi faccio anche vedere il pezzo che si è rotto, quel qua. E poi ha quest'altra tasca, vedete qui, e un'altra taschina con cerniera, dove qua mettevo altre cose importanti, diciamo. E quindi questa. Poi
partiamo, cioè andiamo avanti con questa, sempre presa al mercatino dell'usato. Io ne avevo una di questa marca della gola che si utilizzava ai miei tempi, quindi vi parlo negli anni 90, anni 2000 più o meno. Ne avevo una nera che mi aveva regalato mio padre, solo che non so come è sparita. Cioè, ce l'avevo, ragazzi, ma è completamente sparita. Quindi l'ho ricomprata, sempre usata. Purtroppo ha, non so se si vede. Ha tipo delle macchie, vedete? Non so se siano di colore, boh. E poi la laverò. Ovviamente ancora non l'ho utilizzata, però la laverò, vedo se se ne vanno, speriamo. E di questa ce n'era anche un'altra, di una fantasia strana, però non l'ho presa perché avevo preso l'altra che vi ho fatto vedere prima. L'ho pagata tipo 10 euro, una cavolata. E all'interno è fatta così. Io adesso c'ho inserito della carta, che probabilmente inserirò ancora della carta per farla tenere in forma. Qui ha un taschino e all'interno è fatta così. Questa secondo me per viaggiare è utilissima, o anche da portare così, nel senso quando vi vestite un po' sportive, secondo me ci sta. E qui ha l'altra colla regolabile. Poi ho questa, che non è purtroppo la fanabella della Stella McCartney, ma è simile, l'ho presa in un negozietto di cinesi, è fatta così, questa dovrebbe essere tipo la misura piccola, in questo modo, anche questa l'ho utilizzata parecchio giù, perché io intercambiavo le borse, sono un po' fissata, e appunto l'interno è fatto così, adesso ci ho messo la carta, l'interno c'è tasca, tasca, e qua c'è un'altra tasca. Questa è molto morbida, quindi potete inserirci praticamente di tutto. È molto leggera, quindi anche se inserite cose non pesa. Sentite il bagno è Alessandro. E questa appunto, come vi dicevo, l'ho utilizzata pure lei tantissimo. È fatta così. Qua aveva dov'è? Riesco a farvelo vedere, vedete qui ha tipo un gancetto, perché questa in realtà prima era tutta chiusa con un'altra catena più grande, io però l'ho tolta perché cioè, mi toglieva un sacco di spazio, quindi gli ho tolto la catenella e praticamente l'ho allargata. Qua ci ho lasciato il gancetto perché io sono solita agganciarci la mucchina con la portatile, quindi l'aggancio qua per essere più comoda. E questa è una. Poi, della stessa, diciamo, fattezza, c'è anche questa, un po' più grande, rosa. Questa ancora non l'ho mai utilizzata. Eccola qua. Sempre, diciamo, simil Stella McCartney. Quindi fatta così rosa, di un materiale un po' diverso, è simil pelle. All'interno è fatta così. Eccola qui. Questa addirittura l'altra colla, però secondo me non è molto utile, nel senso che la borsa è già grande, cioè per farvi capire, io mettendo la spalla mi arriva tipo sotto l'ascella, quindi se praticamente mettessi la tracolla mi arriverebbe sotto le gambe, non mi piace. Quindi questa è fatta così, è diciamo uguale all'altra. Ha le due tasche qua. Ha una tasca in mezzo come l'altra, che mi sono dimenticata di farvi vedere, ma è uguale. Ha la tasca in mezzo e un'altra taschina qua. E in più ha lo scomparto diciamo, all'interno. E quindi questa è l'altra. Faccio vedere le ultime e poi vi faccio vedere quella che sto usando adesso. Allora, la compagna di mio padre mi ha regalato quattro borse delle sue, che non utilizzava più, di marca. Quindi io felicissima, ovviamente. Allora mi ha regalato questa che è della Timberland. Questa è una marca un po', diciamo, sportiva, Timberland, ed è una borsa a secchiello di cuoio, quindi è molto buona. Allora, qui abbiamo la tracolla regolabile e la borsa è fatta così. Non è molto capiente, però secondo me c'entra l'indispensabile. Allora, qui c'è la marca Timberland, è fatta così,
all'interno ha tipo un sacchetto, vedete? In questo modo, dove all'interno appunto non ha tasche, non ha nulla, è molto morbida, non so come farvela vedere perché si piega. Comunque è fatta a secchiello, vedete? Dentro c'è la mano, ci inserisco, appunto questa si chiude e rimane così. Questa devo ancora utilizzarla, mi piace un sacco, alcune purtroppo sono rovinate ma non mi interessa. Quindi questa, poi me ne faccio vedere altre perché me ne ha regalate appunto altre, io felicissima. Allora vi faccio vedere questo mega sacchettone che ne contiene delle altre. Allora vi faccio vedere un'altra che non mi ha regalato lei, questa, ovvero la tracollina di Alviero Martini, fatta così, tipo non è a secchiello ma simile, l'interno è fatto in questo modo, anche questa l'ho presa al Mercatopoli. Qua abbiamo la mega tasca e qua appunto fatta così. Questa non è molto capiente, si sta scaricando la batteria, non è molto capiente però la si usa, cioè l'ho utilizzata comunque. Adesso faccio vedere ultime due. Allora abbiamo sempre regalatami, oggi non riesco a parlare, dalla compagna di mio papà. Abbiamo questa tracollina fatta così, tipo simil postina, diciamo così, molto morbida, molto molto morbida. Questa è di vera pelle ed è di Carpisa. Oggi non riesco a parlare. Abbiamo sempre la tracolla regolabile, qui abbiamo un dov'è? Qua. Un gancetto, poi qui c'è addirittura il charms con la tartaruga, appunto, che è il simbolo di Carpisa. Poi abbiamo anche la tracolla removibile e volendo si può utilizzare anche come mega pochette, diciamo. L'interno si apre con il bottoncino a scatto. Dentro è fatta così, praticamente all'interno è non ha tasche, vedete? Non so se riesco a farmela vedere. Non ha tasche, ma ha questa mega pochette dove appunto all'interno possiamo inserirci cose. Secondo me questa portata d'estate o comunque per una spesa veloce dove non inseriamo molte cose è ottima. Eccola qui. Poi, penultima anzi. Vi faccio vedere questa qua che è di Zara, sempre regalatomi dalla compagna di mio padre, è fatta così, è praticamente come una tote, diciamo, molto morbida anche lei, l'ho provata ad utilizzare, solo che quando inseriamo cose, ragazzi, praticamente il peso va giù e qua vi rimane un po' schiacciata, non mi fa impazzire, diciamo, come mi rimane, però vabbè, penso che la utilizzerò quando avrò voglia di portare borse giganti. L'unica pecca di questa borsa è che non ha cerniera, quindi vedete rimane aperta, ha soltanto questo gancino, sempre con il bottoncino a soppressione, vabbè, comunque a scatto, e rimane, diciamo, aperta, quindi se qualcuno vuole inserire qualcosa, sì, se qualcuno mi vuole inserire qualcosa, certo, se qualcuno vi vuole inserire una mano, ci entra, però io eventualmente, quando la vorrò portare, inserirò tipo una mega pochettona dove all'interno ficco tutto, in modo tale che rimane chiusa e se qualcuno mi ruba qualcosa non può farlo. Anche perché una volta mi è successo, non mi hanno rubato granché, c'era solo una pochettina con delle medicine, però ragazzi ho sclerato di brutto. Quindi questa. Adesso per ultima vi faccio vedere quella che sto usando. Vado veloce perché mi si sta scaricando il telefono. Allora vi faccio vedere l'ultima, sempre regalatomi dalla compagna di mio padre. Questa, aspetta che la chiudiamo. Questa qua della Visigual. Allora questa ha questa, vabbè. Insomma, portandola, si può portare a spalla, ecco. E ha anche la tracolla. All'inizio, come la usava lei praticamente, questo era al suo posto mentre la tracolla era attaccata qua, qui a un gancio,
e qui all'altro. Solo che essendo che io le borse purtroppo le riempio tanto, perché mi devo portare documenti miei, documenti del bambino, salviette, tutte cose, allora mi rimaneva, diciamo, troppo, cioè mi rimaneva tutto il peso giù, come ho detto, nell'altra borsa, e quindi mi faceva il sacchettone. Stessa cosa, vedete, essendo molto piena non mi rimane piatta, e quindi ecco, sta cosa mi dà un po' fastidio, però chi se ne... Qua volendo si può aprire e la borsa praticamente si allarga. L'unica cosa è che se io vado ad aprire questa cerniera, essendo che qui sotto c'è il tessuto ed è rotto, purtroppo, però me l'ha detto lei che era rotta, non posso allargarla. Nel caso la porterò ad aggiustare anche lei e la cosa si risolve, quindi potrò aprirla sotto e la borsa ovviamente si allarga. Quindi questa è qua, questa è la borsa, la disiguale appunto, allora questo è il davanti, questo mentre questo, madonna oggi, non è il di dietro, cioè qualcuno mi sta pensando, mi sa, perché oggi sto parlando malissimo, eccolo qua. Mi piace di brutto sta borsa, infatti prima di partire avevo la Vero Martini, poi durante il viaggio, perché sono malata, durante il viaggio ho cambiato la borsa, ho messo questa, e quindi per il momento utilizzerò questa, e appunto in un altro video vi farò il what's in my bag, perché voglio proprio farvi vedere cosa c'è all'interno, perché oltre appunto ad aver preso sempre i mercatini dell'usato, le borse, ho preso anche un paio di pochette che poi vi farò vedere. In quel video intendo. Quindi per questo video è tutto, scusate ragazzi se ogni tanto sparlavo oppure andavo troppo veloce, scusatemi per tutto, ma siamo appena tornati, sono ancora scombussolata, quindi così. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto, che le borse vi siano piaciute, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!